Since the dawn of the space age, Union Aerospace has been at the forefront of not only developing new technology, but pushing those developments to even more daring extremes. With an abundant production of hydrogen fuel, thanks to the Hydrocon, the specialist teams ask the big question: can we devise a way to store and deliver that fuel to make the dream of deep space research a reality? The answer has been a resounding yes. On behalf of the UAC, welcome to Mars City. This facility serves as the central hub for all scientific research, archaeological study, and military operations. Goal number one at the UAC is the safety and well-being of all employees and guests. To help achieve this goal, we ask you to follow all UAC corporate procedures at all times. This includes restricting your movement to areas for which you have clearance. Always remain alert and aware of what you and others are doing. If you notice anything out of the ordinary, or just have a simple question, find the nearest UAC security guard. They are here to help, no matter how large or small the problem is. Our station on Mars provides a perfect blend of work habitats, recreational facilities, and social support structures. This ensures our goal of providing a true home away from home experience for everyone. Keep this in mind as you help us pursue our groundbreaking research that is destined to transform the daily lives of everyone here and throughout the solar system. If you need more detailed assistance, please see your human resources manager. If you are a guest, you may bring up any issue with your appointed UAC liaison. Thank you, and have a nice day. Abbiamo visto tantissimi giochi della saga di Doom. Che dite se questa volta voglio farvi vedere un episodio che forse non tanti conoscono tranne gli appassionati, e ve lo voglio far vedere in uscita del nuovo remake di Doom, Final Doom. Lo vediamo per PlayStation. Volete sapere qual è la storia? È ambientata praticamente dopo Doom 2. Abbiamo salvato il pianeta Terra dalle orde infernali di quelle brutte creature che provengono dall'inferno? Ok. Sembra a quanto pare che la Union Aerospace Corporation abbia ripreso di nuovo gli esperimenti sul teletrasporto e tutto il resto, e c'è stata un'altra ondata di zombie. Ma non hanno capito che dovevano smettere. Quando si dice la scienza risponde ma la razionalità no. Lasciamo perdere. Vediamo la grafica. Allora, trattandosi di un gioco uscito nel 1997, non hanno fatto grandi cambiamenti rispetto a Doom 2, perché vedete, le ambientazioni hanno praticamente mantenuto lo stesso identico stile del precedente gioco. Praticamente molto futuristiche, molto metalliche, molto sporche e molto tetre e buie. E ho notato addirittura che il motore grafico che stanno utilizzando è lo stesso, praticamente identico a quello che era presente nell'originale Doom 2, ovviamente. Ma tra l'altro ho notato che hanno migliorato un pochino gli effetti di luce, e poi anche i personaggi, tutti gli stessi identici che abbiamo conosciuto fin dal primo capitolo di Doom. Molto semplice e basilare nel design, anche se tutti quanti rimangono unici. E animazioni, ho notato che sono sempre le solite, non hanno neanche provato a migliorarle, ma amen, va bene lo stesso.
L'importante è che rimangano, insomma, abbastanza gradevoli per questo videogame sul lato visivo. E siamo ai buoni livelli, nonostante il gioco abbia un po' di anni sulle spalle. Sonoro, vi devo dire che abbiamo gli stessi effetti sonori che abbiamo conosciuto in tutti i precedenti episodi di Doom, tutti quanti. Poi invece, per quanto riguarda musiche di sottofondo, sono quelle un pochettino tetre e terrificanti, ma che danno un pizzico di adrenalina in più, perché è un gioco d'azione, come nel precedente Doom 2, e ci stanno alla grande. Per quanto riguarda la giocabilità, questo Final Doom cos'è? Gioco di sparatutto in prima persona a tema fantascientifico. Se hai giocato a qualunque Doom presente in passato, non hanno cambiato niente. È lo stesso identico gioco che all'inizio partite con la pistola, poi dovete andare in giro a uccidere i mostri che sono soprattutto gli imp, cacodemoni, eccetera, eccetera, anche zombie classici. Hanno anche addirittura introdotto qualche altro nuovo mostro, ovviamente. Che del resto ho notato che sono abbastanza cazzuti e belli stronzi. Ma allora, oltre a quello, cos'è che hanno introdotto? Il fatto che, in pratica, in questa sorta di Final Doom ci hanno aggiunto addirittura due parti: TNT Evolution e Plutonia Experiment. Sono due episodi nuovi che aggiungono una certa quantità di mappe in più. In pratica, 32 livelli ciascuno, per un totale di 64 livelli, ricchi d'azione, difficili da trovare perché ci sono anche qua le chiavi e gli enigmi da risolvere, che non sono semplici da farvi capire cosa state facendo, non c'è neanche una mappa che vi aiuterà, dovete ricordarvi dove state andando. E poi tra l'altro, altra cosa molto interessante, che qua in questo gioco hanno anche addirittura ripreso le mappe originali del primo Doom 2 e le hanno semplicemente rimesse a nuovo. Vi faccio un esempio: il livello 32 è in pratica il primo livello di Doom 2, soltanto rifatto in un altro modo. Insomma, il gioco sa essere bello lungo, difficile e ricco d'azione e sangue. Sì, perché sto gioco c'ha tanto sangue, anche se è tutto in 2D. Quindi, che dire, se volete recuperarlo, oltre se ci per PlayStation, c'è anche una versione rilasciata per computer che ha bisogno di 33 MHz e 4 MB di RAM. Potete usare anche un computer di quasi 30 anni fa se volete farlo funzionare. Non avete scuse per evitarlo, e questo è stato l'ultimo episodio di Doom tutto in 2D prima dell'arrivo del fantastico Doom 3. Ciao! Thank you.